Ciao a tutti, amici di Italians in DC, oggi per uno speciale di ciak e azione, per diciamoci storie, sugli Oscar che ci saranno a breve, il 27 marzo. Io passerei subito la parola a Serena, che ci racconta un po' che cos'è questo speciale di oggi. Allora, buongiorno ragazzi, buongiorno signor Novara e signor Perrone. Allora, oggi Buongiorno. siamo qui per uno speciale di Italians in DC. Allora, come molti sanno, Italians in DC è il gruppo di italiani a Washington DC. Quindi io ne faccio parte, come ne fa parte anche Giovanni, che ogni tanto partecipa alle nostre dirette di ciaccazioni, però purtroppo oggi non è potuto essere qui con noi. Quindi prendiamo noi il suo posto. Allora, io e Giovanni qualche mese fa, anzi quasi già un anno fa, abbiamo creato un sottogruppo di Italians in DC che si chiama Diciamoci Storie. Quindi ogni anno parliamo, scusate, ogni mese facciamo una diretta o una registrazione che poi mandiamo sul sito di Italians in DC e sul gruppo su Facebook di praticamente un argomento che può essere storia, geografia, scienze, eccetera, eccetera. Ne parliamo anche con degli esperti. Quest'oggi gli esperti di cinema siamo noi, perché visto che è marzo, visto che è il mese degli Oscar, questo mese Diciamoci Storie riguarda gli Oscar. Quindi staremo insieme una mezz'oretta e faremo un po' di pronostici per le candidature agli Oscar. Quindi, se volete, possiamo già iniziare. Benissimo. Lascerei la parola al nostro Valerio Perrone. Allora, direi di partire direttamente con la categoria più attesa, quella di quest'anno, ovvero il miglior film. Tanti, quest'anno ha raggiunto il massimo numero di candidati, e sono ben 10 se non sbaglio. Quindi andiamoli a Quest'anno vedere. sì. Allora, abbiamo Belfast, I segni del cuore, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, Una famiglia vincente, King Richard, Licorice Pizza, La fiera delle illusioni, Nightmare Alley, Il potere del cane e West Side Story. Allora, facciamo a giro? Vai, Va bene, Sere. come sempre. Allora, chi Vai, inizia? Sere. Inizia te. Te inizia Prego, Allora, Sere, vai. se dovessi scegliere in modo, cioè nel senso, quello che mi piace, allora direi Coda. Ovviamente per questa categoria tipo Coda al 100%, perché mi è sembrato un film diverso dagli altri. Allora, prima di tutto non è mo molto pesante come alcuni di questi in lista. Coda ha degli argomenti abbastanza duri, diciamo così, però la regista è riuscita veramente a proporli bene e a non far diventare il film più pesante in realtà di quello che doveva essere, di quello che è. Quindi ovviamente io consiglio a tutti Coda e tifo per Coda. Non credo vinca però e quindi dico, oddio. Probabilmente il potere del cane. The power of dog. Ok, sì. Voi? Diciamo una bella sfida. Vale, preferito? Sì, allora, devo ancora vedere qualcuno tipo Coda. Sono molto curioso perché comunque mi avete fatto capire che ne vale la pena. Una cosa che ho notato che spesso, non sempre, chi vince il miglior film ha anche candidature nei miglior attori protagonisti, nel miglior montaggio, e tra questi, anche secondo me, Il potere del cane potrebbe bissare la vittoria che ha avuto ai Golden Globe. Quindi dico Il potere del cane, perché per esempio West Side Story non ha candidati attori protagonisti. E poteva essere quello che magari poteva, diciamo, dare del filo da torcere a The Power of the Dog, però che per me rimane favorito, insomma. Vai, Vale. Sì, concordo con te perché Power of the Dog probabilmente, cioè, secondo me, è uno dei migliori film in gara, anche se mi è piaciuto tantissimo Belfast. Diciamo che l'inizio era la candidatura alla regia perché potrebbe, quando c'è Jane Campion, fa sempre almeno due o tre statuette le conquista. Quindi personalmente direi Power of the Dog anche
tra i favoriti della vittoria poi della statuetta. Ok, più o meno siamo tutti d'accordo. Sì, dai, più o meno quello. Anche se probabilmente ci sarà qualche sorpresa, ma quello è un altro discorso. La sorpresa che penso può essere Drive My Car, però non, se dovesse vincere non mi sembra giusto. È comunque un film straniero, se dovesse vincere Drive My Car, a quel punto la categoria miglior film straniero non avrebbe senso. Esatto. Quindi spero che, diciamo, non facciano questa cavolata. Poi tutto può succedere. Sì, tutto può succedere, soprattutto agli Oscar. Tutto può succedere. Ok, miglior regista, Siri. Allora, quindi abbiamo Belfast, Drive My Car, Licorice Pizza, Il Potere del Cane e West Side Story. Non ho particolarmente amato nessuno di questi cinque film rispetto ad altri nella categoria di miglior film. Drive My Car assolutamente no. Belfast è un bellissimo film, però è pesante, però come regia ci sta, quindi probabilmente comunque se non vince Il Potere del Cane vincerà sicuramente Belfast. Sì, concordo su questa cosa di Belfast. Tra l'altro Belfast parla di quando il regista, insomma, era bambino e racconta un po' il fatto che sono dovuti scappare da Belfast per le rivolte fra protestanti e cattolici e ha ripercorso un po' quella che è stata la sua infanzia. Sarei contento se lo vincesse Kenneth Branagh, se la gioca sì con Jane Campion, insomma, bravissimo, però sarei contento se lo vincesse Belfast, sì. Concordo, ragionamenti perfetti, perché entrambi sono favoriti sia per Belfast sia per Power of the Dog, quindi attenzione anche qui però a Drive My Car, perché la regia di Drive My Car è particolare, dentro la macchina, tutti inquadrature strette, quindi attenzione perché potrebbe rivelarsi qui una bella sorpresa, La regia è particolare di Drive My Car, quindi piangerò. Vero. vediamo. Vai Vale, attore protagonista? Sì, allora, Serena, attore protagonista, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith e Denzel Washington. Allora, io ne consegnerei una a testa. Sì, a tutti. Cioè, a tutti, cinque, guarda, salite tutti sul palco, ve li do così. No, quest'anno cinque attori, uno più bravo dell'altro, ma non solo uno più bravo dell'altro, come in generale in tutti i film che hanno fatto, nello specifico comunque in questi cinque film. Sono stati magnifici. Probabilmente se lo porta a casa Willie Smith o Denzel Washington, però se dovessi decidere, personalmente lo darei a Andrew Garfield, solo perché il film Tick Tick Boom, che ricordo è su Netflix ed è un musical, praticamente fa tutto lui, cioè lui ha portato avanti il film, lui è il film, è una storia vera, bellissimo, lui è bravissimo. Lui sta anche migliorando, è maturato tanto come attore, sì. Concordo, se la giocano Will Smith e Andrew Garfield, tra l'altro sono i due vincitori dei miglior attore protagonista ai Golden Globe, uno per film commedia musicale Andrew Garfield e drammatico Will Smith. Will Smith secondo me ha grandi chance, nonostante no, tante volte si dica che film drammatici l'ha già fatti, però anche lui, questo film lo tiene in piedi. Sì. Lo tiene in piedi. Sì. I personaggi che conosciamo sono le sorelle Williams, ma cioè sto film veramente esce fuori tutto quello che c'è stato dietro alle sorelle Williams, che è sì, padre. Esatto. Diciamo bravo, che insomma, se sono arrivate ad essere le sorelle Williams vincitrici di tennis, oltre alla classe che hanno da quando erano piccole, comunque un bel 50% lo devono sicuramente al padre. E lui l'ha saputo, Richard Williams l'ha saputo, Willie Smith l'ha saputo rappresentare, secondo me, al massimo. Però non ci dimentichiamo che c'è anche Denzel Washington in gara.
Sì, bravissimo Denzel Washington, il Macbeth è stato veramente, veramente fenomenale. Ah, allora, in realtà anche Benedict... In salendo, crescendo proprio fino alla fine, è riuscito a portare in scena un bel Macbeth, molto dinamico, perché non è facile rendere dinamica un'opera come il Macbeth. Non è per niente noioso neanche la prestazione di Denzel Washington. Anche Benedict è stato bravissimo, cioè nel film. Sì, ma tutti, però... tutti e cinque. Non penso lo daranno a lui e non penso nemmeno a Javier Bardem, quindi comunque se la giocheranno uno tra Andrew, Willy, Will e Denzel. Quindi secondo me c'è la sorpresa qui, lo vince Cumberbatch. Boom. Ah sì? Secondo me sì, perché credo a King Richard si danno magari la sceneggiatura, poi vabbè, poi ne riparliamo più avanti. Ci può stare però, infatti è equilibradissimo, è molto equilibrato. Sì. Anche Javier Bardem ha fatto, è stato bravissimo comunque in The Inde Ricardos. Sì, bravo, bravo. Vabbè, lui ha interpretato il marito. Anas, il marito di Lucille Ball, e cantava, poi canta, balla, ha fatto parecchie cose nel film. Quindi, bravissimo anche lui. Non lo so, vediamo insomma, dai. Difficile. Potrebbe essere, difficile, sì. Andiamo allora, con la miglior attrice protagonista, parlo io, leggo. Allora, abbiamo Jessica Chastain per Gli occhi di Tony Fire, Olivia Colman per The Lost Daughter, Penelope Cruz per Madres Parallelas, Nicole Kidman per The Inde Ricardos e Kristen Stewart per Spencer. Allora, vai Sire, ripartiamo il giro. La stessa cosa di prima, sono cinque attrici bravissime, ma che in questi film hanno fatto veramente tanto, indipendentemente che alcuni film sono stati un po' pesanti, però questi signori veramente pesantini, diciamo così, anche perché agli Oscar i film pesanti ci stanno, ci mettono in categoria, quindi lo sappiamo, ogni anno è la stessa cosa, l'anno scorso abbiamo parlato anche di Jazz, della stessa cosa di cui stiamo parlando quest'anno. Allora, il Golden Globes lo vinse Nicole Kidman, se non sbaglio, invece il SAG Awards Jessica Chastain. Sarà sicuramente una lotta tra loro due, sicuramente, probabilmente Jessica Chastain, però vedremo. Anche Penelope Cruz è stata bravissima. Concordo. Non credo che lo diano ancora a Olivia, perché allora lo diamo ogni anno a lei, come a Meryl Streep. L'anno scorso ci hanno fatto capire che si può dare a oltranza, no? L'hanno data la McDormand. Esatto, quindi non ce l'aspettavamo. Non quest'anno magari, sai, dicono vabbè, premiamo qualcun altro. Io lo devo ancora vedere, questo Figlia Oscura. Sì, occhio anch'io. Oddio, anche... il film è pesante, per essere pesante, però lei comunque è stata brava, quindi cioè, se lo dovesse prendere non è che grida lo scandalo. Lei è sempre molto molto brava, tutte bravissime attrici. Pure secondo me Jessica Chastain ha grandi possibilità di vincerlo stavolta. Esatto. Spero, tifo per lei, sì. Una bella parte pure per me, Jessica Chastain. Comunque è entrata proprio, cioè, sembrava proprio Danny Fire, cioè, ma anche non tanto il trucco, perché il trucco non è tanto mezzo dell'attrice, no? Ma quanto il timbro di voce, i movimenti, messi a paragoni, era veramente veramente brava. Sì. Ricordiamo nel film il marito di Andrew Garfield. Danny Fire è Andrew Garfield, che pure è stato bravissimo anche in quel film, è stato nominato come miglior attore protagonista, però è stato veramente bravo anche in quel film. Concordo. Pronti? Sì. Allora, vai. Miglior attore in un protagonista, qui diciamo c'è, ci potrebbe stare la sorpresa. Abbiamo Sierra Nitz per Belfast, Troy Kotsur per Coda, I segni del cuore, Jesse Plemons per Il potere del cane, J.K. Simmons per Bailey de Ricardos e Cody Smith McPhee per Il potere del cane. Allora, vai Sierra. Allora, personalmente il migliore è stato Cody Smith McPhee. Questo ragazzino è stato
bravissimo sto film, veramente, ma veramente bravo. E a parte che è un ragazzo giovane, ma cioè, la parte dello psicopatico l'ha fatta benissimo, cioè sì, dall'inizio alla fine del film. Però c'è la sorpresa, che ovviamente io tifo per la sorpresa, che Troy di coda, perché avendo amato il film, voglio dire, spero comunque che vinca lui. Ricordiamo che lui è un attore non udente e ha vinto i SAG Awards 10 giorni fa. Sì. Quindi se dovesse vincere lui, anche se gli altri sono bravi, sono stati bravissimi, non mi dispiacerebbe, devo essere sincera. Magari per una volta ci sarà la sorpresa. Sì, può darsi, può darsi. Io spero Shara Hines Belfast. Mi è piaciuto un sacco, bravo, sì. Molto divertente, riesce anche a spezzare un po' la drammaticità del film, quindi degli scontri e i scenetti, insomma, del bambino protagonista, e le scenette, insomma, con la nonna e con il bimbo sono molto divertenti. E grande favorito Cody Smith McPhee del Potere del Cane, però. Concordo, sì. Una mimica facciale. Adesso, a memoria non ricordo se Jesse Plemons era nominato. Allora, Golden Globe no, neanche Isaac era nominato Jesse Plemons. Non era attenzione nominato. A Jesse Plemons, secondo me. L'hanno nominato per nulla, è vero. Non se l'aspettava nessuno che Jesse Plemons sarebbe stato candidato. Anche lui è stato bravo, però se vogliamo parlare del film, che comunque è lo stesso di, cioè, Il Potere del Cane di Cody è stato molto, molto più bravo. Sì, vabbè, ma perché la centralità del personaggio è di McPhee. Sì, ti colpisce. Sì. Allora, proseguiamo con attrice non protagonista. Miglior attrice non protagonista. Vai. Allora, Jessie Buckley per The Lost Daughter, Ariana DeBose per West Side Story, Judi Dench per Belfast, Kristen Dunst per Il Potere del Cane e Aungjae Ellis per Una Famiglia Vincente e King Richard. Ma secondo me ormai c'è Ariana DeBose per West Side Story, non che la preferisca, ma a questo punto credo che sta vincendo dappertutto. È una delle quasi più scontate. Oddio, mi stava a cascare il telefono. Lasciamo perdere il bello della diretta. Allora, sicuramente vincerà lei, anche se non sono molto d'accordo. Ma neanche io, niente. Io ho preferito mille volte. Perché alla fine lei non appare tantissimo nel film, fa solo la sclerata finale in spagnolo, sì. Quindi tutti quanti, oddio, no, però. Da che dicevo. Prima, no? Da che dicevo, perché l'hanno candidata? La sclerata finale che ci sta, bravissima come a sclerare, per carità. Però dargli un Oscar per quel ruolo, io non metto in dubbio la sua bravura, No, assolutamente. Perché lei è brava, però allora c'era, come si chiama? C'era Nigarut, una cosa del genere. Ah, quella di Passing. Sì. Cioè, che livello superiore. Sì. Ma certo. Parlando come prima, no? La centralità del personaggio, per dire, Cody Smith McPhee ha meritato l'Oscar, cioè meriterebbe l'Oscar per la centralità del personaggio. Sì. Qui possiamo fare lo stesso discorso magari per Kirsten Dunst, che è veramente il perno principale poi del film. Sì. Perché comunque si gira parecchio su di lei. E poi secondo me è stata bravissima. Ma i pronostici ci dico brave attrici, però non a parte forse Kristen Dunst, non l'ho vista come, è vero che sono non protagoniste, ma comunque non appaiono chissà quanto nel film, forse cioè sì. Quindi non potevano dare qualche altra candidatura a qualcun altro, diciamola così. Esatto. È forse l'unica categoria degli attori che non mi fa impazzire.
mentre gli altri 15 per me sono uno più bravo dell'altro. Sì. Sì. Quindi non, questa categoria non mi fa impazzire, purtroppo so che vincerà Rihanna DeBose per questa Sad Story, che ancora con sti remake ne abbiamo parlato tante volte, continuano i remake. Invece, non per pubblicizzare Coda, però finalmente un film che non abbiamo mai visto, con una storia originale, importante e soprattutto attuale, perché West Side Story può essere anche una storia, insomma, drammatica, comunque ci sta la guerra, tra virgolette, tra diverse razze, però, cioè, e comunque parliamo di, cioè, di quant'era, 70 anni fa, 60 anni fa. Adesso è ora comunque di vedere un po' qualcosa nuovo. Come non mi era piaciuto questa story il primo, non mi ha fatto impazzire il secondo. Cioè, questa storia è la storia di Romeo e Giulietta. Esatto. Quindi come adesso, come diciamolo al pubblico di Italians in DC e di Ciaccazione, che uscirà un nuovo Pinocchio. Magari sarà bellissimo, ma non ci siamo un po' stufati a vedere la storia di Pinocchio? Come uscirà un nuovo Peter Pan? Per quanto ami io Peter Pan, però basta, cioè raga, basta. Quelli ormai li faranno 8 ogni 4-5 anni, esce un live action così, un remake, reboot. Beh, ormai non ne possiamo parlare meno. Aggiungo solo una piccola cosa: come dovesse vincere Troy Kotsur, diventerebbe il primo attore sordo a vincere un Oscar, come se dovesse vincere la grande maschile. Maschile. Femminile, già dato. Esatto. E miglior attrice a non vincere un Oscar, per quanto riguarda, diventerebbe la prima attrice gay a vincere un Oscar. Quindi, insomma, ci siamo. Potrebbe segnare la storia anche da questo punto di vista. Vediamo. Attendiamo. Proseguiamo con la miglior sceneggiatura originale. Sì. Allora, abbiamo Kenneth Branagh per Belfast, Adam McKay per Don't Look Up, Zack Bailey nella famiglia vincente, King Richard, Paul Thomas Anderson per Licorice Pizza e La persona peggiore del mondo di Eskil Vogt e Jake McTrailer. Qui non ho visto La persona peggiore del mondo, ma per sceneggiatura devo dire che Don't Look Up lo meriterebbe, ma credo vinca Belfast. Voi che dite? Ah, io dico per Don't Look Up. Finalmente, realmente un film originale. Cioè, nel senso, indipendentemente se poi la storia può piacere o può piacere o no, però se è migliore sceneggiatura originale, allora diamolo realmente all'originale, a qualcosa di originale. E Don't Look Up assolutamente ci sta. Probabilmente non vincerà, però non lo troverei giusto. Tutto qua. Beh, sì, ci può stare, ci può stare. Io dico Belfast, sempre per la cosa affettiva di lui, sì, la sua biografia. Questo film che è piaciuto tantissimo, io. Sì, può darsi che vincerà Belfast, però se devo scegliere chi far vincere. Esatto. Allora, andiamo avanti? Sì, sceneggiatura non originale. Non originale. Abbiamo Coda. Poi Ryusuke Hamaguchi, che è anche regista di Drive My Car, Dune, La figlia oscura, quindi Lost Daughter, e Power of the Dog, Jim Carrey, Il potere del cane. Sceneggiatura non originale, quindi tratta da romanzi, racconti. Devo dire che Coda potrebbe vincere, a dispetto di Power of the Dog, che insomma, è un po' rimaneggiato il romanzo. Vale? Vedevo diciamo i bookmaker su questa cosa qui, danno molto favorito Power of the Dog, di tanto sugli altri, non ne sono così sicuro però. Ma neanche sai, io infatti. Cioè 1,30, vedevo le quote, insomma, ero curioso di vedere. Te la butto lì, forse la miglior trasposizione di Dune fatta finora. Dagli un premio, sì. Che poi è quello che invece nei bookmaker è
con la quota più alta, quindi quello che ha meno probabilità. Tanto lo sappiamo che qualche sorpresa in negativo esce sempre, quindi sì, magari qualcosa uscirà di clamoroso. Dico Dune. Andiamo un attimo. Dune. Serie? Vabbè, io tifo per Coda. Se parliamo di Coda. Per Coda, punto. Abbiamo capito, insomma. Il mio Oscar per Coda. Il mio film preferito degli Oscar, secondo Don't Look Up, quindi... però ci può stare pure Dune. Ok, ok, perfetto. Quindi staremo a vedere. Va bene, e direi che andiamo avanti con facciamo magari il miglior film internazionale e miglior film di animazione. E poi possiamo anche salutare i nostri amici. Va benissimo, il mio film internazionale ci riguarda direttamente da vicino perché è stata La mano di Dio di Sorrentino insieme a Drive My Car, appunto, di Yamaguchi, Flea, e Lunana, il villaggio alla fine del mondo e La persona peggiore del mondo. Allora, secondo me, qui Drive My Car la vince su tutti, perché è vero che il film è lento, serio, perdonami, è vero tutto quanto, ma ha un bel messaggio e devo dire che... è uno tra questi, potrebbe essere anche il migliore. Devo vedere qui ancora, devo recuperarlo. Voi ragazzi? Allora, se dovessi scegliere personalmente, direi Flea. Che comunque non è un film, ma è un film animato. Infatti sta anche nella categoria miglior film di animazione. Film di Sorrentino, sì, molto bello, però non mi ha convinto al 100%, ma comunque non importa perché tanto vincerà Drive My Car al 100%, quindi non credo avremmo delle sorprese su questa categoria, anche perché metterlo su 3-4 categorie e poi non far vincere miglior film internazionale, che comunque è un film internazionale, sarebbe anche stupido da parte loro. Vero. Quindi, perché o li fanno vincere miglior film e poi miglior film internazionale magari a Flea, oppure non li fanno vincere miglior film, ma gli fanno vincere miglior film internazionale. Io dico Drive My Car, anche secondo me c'ha grandissime chance. Flea potrebbe dargli filo da torcere, però penso che Drive My Car anche per... le tre ore di racconto. Se non sbaglio, Flea dovrebbe uscire tra poco nei cinema. Okay. L'unica cosa è che ovviamente nei cinema credo che uscirà in italiano, ma quello è bello comunque sentirlo in lingua originale. Al massimo con sottotitoli, quindi è solo un consiglio. E tra l'altro Flea lo ritroviamo in miglior film d'animazione insieme a Encanto, Luca, I Mitchell contro le macchine, Raya e L'ultimo drago. Infatti, secondo me andiamo diretti, cioè io de cuore devo dire I Mitchell contro le macchine perché mi è piaciuto tantissimo e sarebbe un mio desiderio se dovesse vincere magari, ma dico Encanto. Perché purtroppo lo stanno veramente elogiando tutti, speriamo della sorpresa, dai. Tere? Purtroppo Incanto. Vi ricordate quando uscì Luca? È scontato, sarà il prossimo miglior film agli Oscar. Invece no. Zero, quasi zero. No, perché noi italiani fondamentalmente non contiamo tanto. E quindi... Incanto, diciamo, Incanto ha grandi chance. Io devo dire la verità, ho rivisto, a parte che tipo per i Michel contro le macchine, anche se Flea comunque è stato bellissimo, perché Flea è un misto di film animazione, film e documentario, qui infatti lo troviamo su tutte e tre le categorie. Quindi film straniero, se non sbaglio documentario e film d'animazione. Quindi, però, ho rivisto sia Encanto, sia Luca, che sia Raya e l'ultimo del... Come si chiama l'ultimo? Lo so in inglese, quindi com'è in italiano l'ultimo drago. Sì, Raya è l'ultimo. Guarda, tra Encanto, Luca e Raya, mi devo ricredere, forse il migliore che avevo dato per peggiore è Raya.
però vincerà tra l'altro campo. I bookmaker danno Incanto strafavorito a 1,10, poi Flea a 7, Luca a 8, Mitchell 9 e Rai addirittura a 26, cioè proprio l'ultimo, proprio l'ultimo, cioè sfavoritissimo rispetto agli altri. Ma sì, vincerà Incanto, cioè voglio dire, nemmeno a parlare. Gli altri, quando c'è un film della Disney che comunque, dice, parliamoci chiaro, c'è cioè, inclusività, non vince, punto. Però inclusività c'è Flea anche, ho letto che comunque parla sempre l'afgano gay. Sì, ma il problema di Flea è che non è della Disney. Non lo so, magari c'è una sorpresa. Per quanto ami la Disney, però, cioè, questo, cioè, però vedremo, magari io ci sarà la sorpresa. Speriamo. Guarda, scorriamo veloce le ultime categorie, giusto per dire. Quindi abbiamo miglior montaggio, scenografia, fotografia, poi abbiamo trucco costumi, e acconciatura. Migliori effetti speciali, miglior sonoro, miglior colonna sonora, miglior canzone originale. Poi abbiamo i documentari, cortometraggio, documentario, cortometraggio e cortometraggio animazione. Vorrei ricordare ai nostri amici che faremo una serata pronosticone di tutte le categorie una settimana prima degli Oscar, che potrà essere rivista sul canale YouTube di Ciacche Azione, esatto. Il 21, poi... lunedì. E ci divertiremo insomma a fare i pronostici ufficiali di tutte le categorie degli Oscar. E poi ricordiamo che il 27 a sera, sì, noi dall'Italia ci faremo la mega nottata con gli occhi maratona a vedere gli Oscar in diretta, e se sarà possibile parteciperà anche appunto Giovanni di Italian CNBC e il mio collega Diciamoci Storie. Quindi sia dalla parte di Ciacche Azione che da Italian DC vi invito comunque a seguirci e a seguire gli Oscar con noi. Perfetto. Okay, ragazzi, perfetto. Ci vediamo su Facebook e Instagram e YouTube su Ciacche Azione. E grazie a, ovviamente a Italian CNBC e soprattutto a Giovanni per averci fatto partecipare a questo speciale sugli Oscar. Grazie Giovanni, ragazzi, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi. Buoni Oscar.